che si produce nel settore dell'informazione, della comunicazione, della gestione della rete, bla 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 bla. Ecco, io non appartengo a questa scuola, anzi, diciamo, questo approccio qui lo vedo appunto in termini molto riduzionisti e molto secondari. Io credo che la novità alla quale stiamo assistendo è il profondo cambiamento introdotto dalle tecnologie digitali nella sfera della dimensione del fare umano, delle relazioni umane, della produzione to cure. E provo a fare, diciamo così, con il primo schema, diciamo così, un riferimento visivo. Che cosa significa questo per me? Significa che quello che può essere definito informazione. Prego. Mi abbonate un minuto. Quello che io qui non ho tempo di entrare sulla definizione di informazione, che però è stata ampiamente, diciamo così, affrontata nel Novecento, e io mi faccio semplicemente riferimento a quello che l'informazione non è il quotidiano e neanche soltanto i bit, sono dei meccanismi particolari che introducono delle modificazioni nello stato della conoscenza presente in un certo momento. Io qui ho uno schema che riguarda tre cose: il lavoro, la produzione e le merci. Questo per farvi capire come nell'avanzamento tra l'Ottocento, il Novecento e, diciamo, il secolo che stiamo vivendo, quello che è la parte blu, che è la conoscenza, rispetto alla parte rossa, che è in questo caso la fatica, si modifica con la modifica della capacità produttiva che le tecnologie, in particolare con la discontinuità che si produce con l'arrivo delle tecnologie digitali, modifica nel lavoro.